Ci sono tre nomi a Gualdo Tadino sul piatto del centrodestra per le prossime elezioni amministrative: Simona Vitali, proposta da Fratelli d'Italia e Lega, Erminio Fofi, già assessore della Giunta Morroni per Forza Italia, e il civico Gianluca Pennoni, che per alcuni elettori del centrodestra potrebbe essere un volto da includere in una terna. È Forza Italia a rompere gli indugi sulla scelta, proponendo una tornata di primarie. Noi chiediamo come Forza Italia di fare un confronto partecipato e che poi si traduce con il termine di primarie, per la scelta di un unico candidato di centrodestra per la competizione elettorale di Gualdo Tadino. Questo perché noi abbiamo a Gualdo Tadino una grandissima voglia di modificare realmente questi ultimi 10 anni che hanno caratterizzato l'amministrazione dell'attuale sindaco, ed evidentemente c'è talmente tanta voglia di partecipare che sono usciti i nomi di tantissimi candidati. Tutti sicuramente degnissimi. Allo stato attuale ne avremmo addirittura 3, perché avremmo il candidato di espressione di Forza Italia, che è Fofi, abbiamo la Vitali, abbiamo Pennoni, e allora noi abbiamo pensato, ovviamente è diciamo assolutamente negativo andare a presentarsi con 3 liste, perché significa sicuramente andare a perdere e riconsegnare ancora una volta la città di Gualdo Tadino ha un'amministrazione disastrosa. Conseguentemente, siccome questo significa che dobbiamo metterci tutti quanti in gioco, e soprattutto dobbiamo avere il coraggio, trattandosi tra l'altro di un comune che è sotto i 15.000 abitanti, quindi è un comune che si esprime attraverso liste civiche, di chiedere ai cittadini e agli elettori di centrodestra chi ritengono essere il candidato migliore. Le primarie che Forza Italia propone agli alleati di Fratelli d'Italia e Lega dovranno svolgersi entro il 15 aprile, secondo il segretario. Ci sono i tempi per organizzarle e saranno già un avvio di campagna elettorale. Alla domanda se c'è il rischio che lascino malumori tra chi avrà perso, Modena ha pochi dubbi. Devo dire che tra delle primarie che forse possono lasciare qualche amarezza, che 3 candidati, io scelgo sicuramente qualche amarezza rispetto a 3 candidati che vanno sicuramente alla sconfitta.